Va bene, direi che siamo pronti. Motore. Partito. Partito. E azione. Ok, partiamo dall'inizio. Mao e Loris fondano il gruppo. Sì, al 94 e... Era maggio 93. Infatti, sì, è vero. Ci si conobbe... Vi conosceste all'ITIS Carlo Cattaneo di Cecina. Ed era il periodo del primissimo progetto, gli Atomics Frusta, che possiamo considerare il nucleo primordiale di Pluto. Infatti, dopo l'uscita dal gruppo di Valeriano Gori, detto Lupo, fu scelta Sabrina come bassista. Ex Zeba Ugo, se non erro. Ed è in questo periodo che decideste di cambiare il nome al gruppo, no? Sì, buone, non lo so. La prima esibizione insieme come Pluto dovrebbe essere quella alla discoteca Igloo di Don Oratico, in occasione del Rock Contest. A proposito, l'idea del nome si deve alla divinità greca dell'opulenza e della ricchezza o al pianeta? No, era il nome del cane della mia nonna. Ah, ecco. Cioè, come il cane di Topolino. Davvero? Vabbè, dicevamo, in un secondo momento Mao decide di accantonare la chitarra per dedicarsi al 100% al canto e all'esibizione sul palco. Che poi, appunto, la performance live è una delle prerogative di Pluto, o no? In effetti, a livello di live, no? Dite pure qualcosa. Energia, più un tocco di sensualità, dato anche dal basso molto originale, suonato infatti da mani femminili. Scusate, si taglia, non si può tagliare. Per carità, un tocco femminile. Ma cosa vuoi? No. Vabbè, dicevamo, con l'arrivo della chitarra di Rino il vostro sound diventa molto più incisivo.